Urano è stranissimo perché rotola attorno al Sole. Avrete già sentito dire questo fatto, che spesso è l'unica cosa che viene detta di Urano, ma spesso non si dice che questa cosa è molto più interessante di così. Seguitemi un attimo. Nessun pianeta ha l'asse di rotazione perfettamente verticale rispetto al piano su cui orbita, ma Urano ha un'inclinazione veramente esagerata. Ha un'inclinazione di circa 98 gradi, che vuol dire che in pratica è orizzontale. Questo significa che Urano in pratica rotola appunto come un barile attorno al Sole. E ciò è determinante perché significa che il pianeta riceve più energia ai poli rispetto all'equatore, al contrario di quello che avviene su tutti gli altri pianeti. Questa inclinazione estrema infatti domina completamente il clima e la gestione dell'energia di Urano. Per metà dell'anno il pianeta espone un polo verso il Sole, mentre per l'altra metà il polo opposto. Quindi c'è un intero emisfero che viene illuminato dal Sole per metà anno di Urano e l'altro emisfero che resta completamente in ombra. Solo che l'anno su Urano dura 84 anni terrestri, quindi parliamo di 42 anni per un polo e 42 anni per l'altro polo. È un po' come il sole di mezzanotte qui sulla Terra, ma esteso all'intero emisfero, non soltanto alla regione polare, e che dura 42 anni invece che pochi mesi. Mentre Urano rotola soltanto in corrispondenza degli equinozi, punta l'equatore verso il sole, e quindi solo in quel caso abbiamo un giorno simile a quello che abbiamo sulla Terra, in cui il sole illumina tutte quante le porzioni del pianeta. Quando ci passò la Voyager 2 nel 1986, Urano era al solstizio d'estate sud, mentre oggi sono vicini al solstizio dell'altro emisfero, di quello nord, e quindi è l'altro polo a essere orientato verso il sole. Tra l'altro, se ti interessano questi argomenti, like al video, seguimi e dai un'occhiata a Giganti Ghiacciati, in cui vi parliamo proprio di tutto quello che sappiamo di Urano e Nettuno e dei loro sistemi, oltre che delle Voyager. Questa stranezza delle stagioni di Urano ha grosse conseguenze sul clima, tanto è vero che a seconda del momento dell'anno in cui lo guardiamo possiamo trovare delle caratteristiche atmosferiche completamente diverse. Per esempio, quando la Voyager 2 lo sorvolò, mostrava a malapena qualche sporadica nuvoletta e un leggero aumento di temperatura verso il polo. Se oggi lo puntiamo con Hubble o il James Webb o i telescopi da Terra, troviamo invece qualcosa di completamente diverso. C'è un brillante cappuccio polare, conseguenza del fatto che il Sole insiste sulla stessa regione per anni interi, rompendo così le molecole di metano che donano il colore azzurro al pianeta. Ma perché l'asse di Urano è così tanto inclinato? Beh, ci sono diverse ipotesi ovviamente, ma la principale è che in tempi molto remoti sia stato colpito da un grosso pianetino in formazione. Mentre Urano si stava formando, un corpo massiccio, forse un piccolo pianeta anch'esso in formazione, si sarebbe schiantato sul pianeta. L'impatto sarebbe stato obliquo, facendo così cascare sostanzialmente Urano e portandolo all'inclinazione attuale che vediamo. Del resto, all'inizio il sistema solare era molto caotico ed erano all'ordine del giorno degli impatti planetari anche molto grossi. Anche la Luna della Terra è nata in questo modo, quando un piccolo pianetino di nome Theia si sarebbe schiantato appunto sulla Terra in formazione. Il materiale schizzato via dalla Terra si sarebbe ricompattato per formare la Luna. E allo stesso modo l'impatto su Urano avrebbe fatto anche schizzare il materiale via dal pianeta. Questo materiale, entrato in orbita attorno al gigante ghiacciato, si sarebbe poi ricompattato formando alcuni dei 28 satelliti che oggi orbitano attorno a Urano.